terzo appuntamento con il bar dello sport, trasmissione che si svolge allo Chalet delle Palme a Mergellina, e questa sera abbiamo con noi ospite il professore Eugenio Albarella. Buonasera a tutti. Professore di scienze motorie, preparatore atletico di club, di squadre nazionali, tant'è che oltre ad aver allenato, ne cito due, Salernitana nel 98 e il Napoli successivamente, è stato poi quanti anni con Alberto Zaccheroni, lo ha seguito in Giappone nelle sue esperienze con la nazionale nipponica. Preparazione fisica. Si è parlato tanto quest'anno, e veniamo alle cose di casa nostra, per dire e perché si è detto che a un certo punto, tra Covid, pandemia, infortuni che quest'anno sembrano essere stati molto più numerosi del solito, sotto accusa è finita la preparazione di molti club, non esclusa quella del Napoli. E allora al professor Albarella, che è stato un allievo di personaggi importanti come Arcelli, Conconi, Bosco, e chiedo subito che cosa in primo luogo è cambiato nella preparazione che si faceva all'epoca, quando i vari Arcelli, Conconi, Bosco allenavano altre discipline ed erano quasi dei neofiti nell'ambito calcistico, visti quasi con un certo timore soprattutto dagli allenatori. E cosa è cambiato da allora, soprattutto per quella che concerne la preparazione, visto che oggi il calcio è profondamente cambiato rispetto a 30 anni fa? Beh, hai fatto una domanda che richiederebbe un tempo di un convegno per poter descrivere l'evoluzione della specie, usiamo questo eufemismo. Sicuramente il ruolo del preparatore, anche nella definizione, è cambiato molto, secondo me, nelle competenze, nelle esperienze, ma soprattutto è cambiato in funzione a come si è evoluto il calcio negli ultimi anni. 30 anni fa, quando la figura del preparatore è entrato nel mondo del calcio come ruolo riconosciuto dalla federazione, era un esperto di metodologia, semmai con esperienze di altri sport, prestati al calcio. Quindi, non avendo storia, riportava quello che erano le esperienze personali in quello che erano delle linee guida di programmazione generale, e riusciva in qualche modo, in collaborazione con l'allenatore, a sviluppare delle linee guida che potevano aiutare a creare una strategia in funzione a quello che era il calcio di allora. Nel tempo l'esperienza, la storia, ha fatto sì che questo ruolo diventasse un ruolo specifico, con delle conoscenze dirette in questo mondo, tant'è vero che oggi, più che preparatore atletico, io definirei colui che fa metodologia nel mondo del calcio l'allenatore fisico, ma non perché voglia togliere eventualmente competenze o responsabilità a chi rimane comunque il responsabile di un gruppo di lavoro, che è il lead coach, che è l'allenatore stesso, ma perché giustamente dopo 30 anni di storia, di esperienze, facendo un paragone col mondo della medicina, si è passata dal medico generico allo specialista. E quindi oggi chi opera in questo ruolo conosce il calcio, conosce le dinamiche, ma soprattutto si deve andare a confrontare quello che è l'evoluzione di questo sport, che se lo andiamo a confrontare in certi parametri addirittura può sembrare di andare a confrontare due sport completamente diversi. Basti pensare a un parametro che è determinante per chi fa metodologia: il tempo a disposizione. Oggi, soprattutto nel calcio di alta qualificazione, è completamente cambiato, e quindi non si ha più la possibilità, in funzione del tempo, di poter incidere e quindi essere quel artigiano, fra virgolette, che in funzione del tempo riesce a modellare a propria immagine e somiglianza la materia.
oggi il preparatore fisico, l'allenatore fisico come io lo definisco, è diventato quasi un killer. Esatto. Che ha poche possibilità per poter incidere, e in quelle poche possibilità non si può permettere di sbagliare. E infatti sei arrivato al momento importante, hai centrato un argomento, un punto importante, perché bisogna far capire come da una preparazione che andava fatta in un certo modo, oggi il tempo, il margine di tempo sia assolutamente ristretto per un allenatore fisico, nel senso che giocando ogni tre giorni bisogna cominciare a valutare anche il tipo di metodica di allenamento per tenere sempre pronti e sul pezzo i giocatori per la gara agonistica, che non è soltanto un fatto atletico ma diventa anche un fatto mentale di stress al quale voi dovete dare anche attenzione. Sai, qua ritorniamo al discorso dell'esperienza e dell'evoluzione. Chi negli anni 70, 80, 90 è entrato in questo ruolo, e quindi riportando, come abbiamo detto prima, esperienze di altri sport, ha riportato anche quello che erano programmazioni molto simili a sport che non ci avevano nulla a che fare con il calcio. Molto spesso erano sport individuali. Molto spesso sport individuale. Se noi pensiamo che in un contesto schematico quello che può essere le tappe di un processo di allenamento di un atleta centometrista o maratoneta è molto simile a quello che succede nel mondo del calcio, nella programmazione, evidentemente c'è stato qualche errore già 30 anni fa. Molte, chiaro. Fosse solamente perché nel mondo dell'atletica o degli sport olimpici, in quello che viene considerato il periodo preparatorio, è un periodo estremamente largo, molto lungo per poter, quindi ritorniamo al parametro tempo, certo, per poter creare degli adattamenti biofunzionali, ok, che permette in questo modo di creare dei step di aumento di intensità e di volume di carico per far sì che l'atleta, in funzione a quello che è il suo massimo obiettivo stagionale, possa programmarsi nella massima espressione della cosiddetta forma fisica in quel periodo, dove solamente in un tempo relativamente breve può mantenerla. Al contrario, nel mondo del calcio la piramide è capovolta. C'è un periodo di preparazione estremamente breve. Oggi sì. Ancora di più oggi. Basta pensare che se ti va bene oggi una squadra, soprattutto di alta qualificazione, quando c'ha 4-5 settimane a disposizione per potersi preparare, senza poi sommare eventualmente se ci sono delle squadre che invece accettano addirittura per un discorso commerciale amichevoli di grande livello e quindi che ti portano a fare dei percorsi lunghi, certo, transoceanici, perché il Dio e creano scompensi tutto sommato. E quindi dicevo, la piramide è inversamente proporzionata, è capovolta, perché c'è un breve periodo di preparazione e un periodo agonistico invece estremamente lungo. Quindi quello che sono delle linee guida ideate da Matiev negli anni 60, ok, della scuola sovietica, sì, dove si prevedeva un periodo preparatorio, un periodo agonistico, un periodo di transizione, in quello che era una programmazione basata sulla progressività, oggi, se già a mio modesto parere era un errore prima, ancora di più in funzione del poco tempo che abbiamo a disposizione, è assolutamente un grossolano errore poter per proseguire su queste linee guida. Oggi, a mio modesto parere, bisogna avere l'oculatezza di non più programmare, ma di avere delle strategie nel calcio. Sì, infatti ti volevo non interrompere, ma oggi si parla di indice di prestazione da parte vostra, nelle quali rientrano anche delle parti, degli aspetti mentali, caratteriali e degli aspetti tattici, oltre ma quelli. Sai, questo è purtroppo in questo mondo, io dico sempre, facendo una battuta, quando appunto 30 anni fa, se
voluto introdurre in questo mondo il preparatore atletico di una volta, l'allenatore fisico di oggi, si è voluto creare il capo espiatorio per eccellenza, perché l'equazione dove se non si vince perché non si corre, oppure perché si hanno grandi infortuni, perché si è sbagliata la preparazione, io dico che nei nostri contratti dovremmo mettere un'indennità di danno biologico, perché essendo i capi espiatori per eccellenza dovremmo essere in qualche modo pagati, indennizzati in questa colpa e questi luoghi comuni. Purtroppo nel calcio si codifica la prestazione in funzione a quello che io definisco i parametri dei volumi, che sono legati solo esclusivamente a quelli fisici. Non è assolutamente così, perché in un gioco di squadra dove ci sta aspetti tecnici, aspetti di destrezza, aspetti organizzativi, quindi tattici, aspetti caratteriali che formano la squadra, aspetti fisici, ma soprattutto poi in funzione a quello che è anche un confronto con gli avversari e ambientali, questi fanno un indice che sono gli indici di prestazione dei giochi di squadra. E una cosa importante che ti ho sentito dire durante un intervento è che hai anche individuato in tre fasi le possibili situazioni negative nell'arco di una stagione della squadra, di una squadra. Hai parlato di un eccesso da sovraccarico ad inizio stagione, poi hai parlato della vicinanza dando un periodo di 3,3 o 3,8 di vicinanza per possibilità di allenamenti durante le gare. E poi hai parlato, e la cosa che mi ha colpito molto, della necessità del risultato finale che porta necessariamente a uno stress che potrebbe essere negativo. Ecco, in che modo allora l'allenatore fisico può incidere o allontanare la soglia di questi pericoli? Ma sai, qua torniamo sempre nell'analisi dove purtroppo, ahimè, fai fatica a spiegarlo in pochissimo tempi televisivi. Certo. Proprio in questi giorni è stato pubblicato su Sport & Science un interessantissimo articolo dove io ho partecipato con l'Università di Lione sull'incidenza e i costi degli infortuni, dove addirittura nell'analisi dei 5 campionati maggiori in Europa si è quantificato in solo 6 mesi oltre i 300 milioni di costi da parte delle società sugli infortuni. In un contesto statistico si è visto, prendendo sempre in esempio i primi 6 mesi, e in particolar modo poi lo studio è stato fatto sulla Ligue 1, i 3 club con maggiori infortuni sono stati il Bayern Monaco con 60 infortuni, il Paris Saint-Germain con 55, la Juventus con 54. Ma in riferimento ai costi dell'incidenza degli infortuni, per esempio in Ligue 1 nei primi 6 mesi il costo totale era pari intorno ai 33 milioni, che suddivisi in media nelle 20 squadre della Ligue 1 era poco più di 1,6 per squadra. La cosa eccezionale è che il Paris Saint-Germain aveva circa il 50% del costo totale degli indici di infortuni, cioè mentre gli altri avevano questa media di 1,6 milioni, lui ne aveva quasi 16 milioni di costi, logicamente tutto legato al guadagni degli atleti, dei vari giocatori, e quanto in media vanno ad incidere ogni giorno che stanno fermi. Ritornando al discorso che mi dicevi tu, dove c'è proprio una incidenza in funzione al periodo preparatorio, sì, dovuto molto probabilmente a sovraccarichi, oppure in concomitanza al giocare ogni tre giorni, quindi molto probabilmente a una cattiva
organizzazione dei recuperi, oppure alla non abitudine a una buona organizzazione dei recuperi, o a quella della fase finale, che può essere incisa sicuramente dagli aspetti psicologici del dover raggiungere certi tipi di obiettivi, questi sono purtroppo dei valori che dovrebbero far riflettere molto a chi noi fa metodologia, ma soprattutto alle società, per poter creare un'organizzazione tale per poter, visto i costi che avevamo citato prima, di ottimizzare strutture ad abbassare questo rischio di infortuni che oggi diventano determinanti. Chiudiamo, e ti prego di essere abbastanza sintetico, sul nostro campionato, segnatamente sulla situazione poi che si è vissuta anche a Napoli, che proprio nel rush finale, nello sprint finale, sembra che la squadra sia venuta meno da un punto di vista fisico, atletico e caratteriale. Rispetto all'Inter e al Milan, che poi si sono giocati lo sprint finale con la vittoria dei rossoneri, ecco, quanto il Napoli potrebbe aver avuto qualche problema sotto l'aspetto atletico e caratteriale, a tuo giudizio? Ma sai, fai fatica a dare dei giudizi quando non conosci i particolari, che fanno la differenza. In quello che è un'analisi asettica e da fuori contesto dello spogliatoio, io dico che purtroppo, ahimè, sembra quasi una costante per quanto riguarda il Napoli negli ultimi anni, pur cambiando allenatore, pur cambiando staff tecnici. Vero. Quindi evidentemente c'è una situazione endemica che va più approfondita, e solamente appunto chi conosce i particolari può essere. In grande analisi, la cosa che mi è venuto sicuramente all'occhio, che e conoscendo e avendo, ahimè, un po' di anni di esperienza da spogliatoio, per raggiungere grandi obiettivi bisogna avere degli obiettivi raggiungibili e condivisi da tutti, nel rispetto dei ruoli e per competenze. Velocissimamente, quanto conta una struttura societaria a piramide, dove praticamente ci siano però diversi livelli di funzionalità, di gestionalità della cosa, sia da un punto di vista tecnico che amministrativo e finanziario? Oggi secondo me non puoi prescindere di non avere un'organizzazione in questi termini, soprattutto nel momento in cui hai pochissimo tempo per poter assorbire gli errori in evoluzione. Quindi devi avere professionalità che possono in qualche modo ottimizzare il tempo che hai a disposizione, ma soprattutto dare opportunità di non poter creare errore. Quindi presidenti come Rossi, come Anconetani, diciamo che oggi sarebbero un po' fuori luogo e fuori tempo per quello che è il calcio moderno. Ecco, è usato del calcio moderno. Io forse estremizzando il concetto di questo nuovo sport che stiamo vivendo in questi anni. Benissimo. Ringraziamo il professor Albarella e riteniamo che questa terza puntata sia stata esaustiva ed interessante sotto tutti i punti di vista, per quelle che saranno anche le dinamiche del calcio della prossima stagione, visto che il mercato ora è già in essere a pieno regime. Un mercato che probabilmente sarà il mercato delle idee e non dei soldi, visto che disponibilità finanziarie, se prima non si incassa, non possono consentire investimenti. Grazie. Grazie a voi.